Perfect. Okay. Buongiorno a tutti e a tutte. Siamo pronti per iniziare il nostro webinar di riflessione sull'andamento e sul futuro del percorso di allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali. Questo webinar sarà in inglese e in italiano e a mia volta quindi utilizzerò entrambe le lingue. E avete la possibilità appunto della traduzione simultanea utilizzando i tasti in basso nel vostro schermo. Questo webinar si inserisce in un progetto che si intitola Giovani e società civile nei Balcani occidentali. È un progetto cofinanziato dall'Iniziativa Centroeuropea e dalla regione Friuli Venezia Giulia. E con questo progetto, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e il Centro Studi Politica Internazionale hanno lavorato insieme per approfondire il ruolo della società civile e delle organizzazioni giovanili nel processo di allargamento dell'UE ai Balcani occidentali. Oggi quindi abbiamo un'occasione preziosa per presentare insieme alcuni spunti, innanzitutto della ricerca che abbiamo realizzato e anche del webinar che abbiamo realizzato pochi giorni fa, nel quale abbiamo approfondito specificatamente il ruolo della società civile balcanica affrontando il tema dell'ambiente e anche alla sua capacità di contribuire in questo modo proprio al percorso di integrazione europea. Lo abbiamo fatto analizzando gli sviluppi della società civile, della regione a partire dal Forum di Trieste del 2017, organizzato all'interno del processo di Berlino. Il secondo elemento importante che oggi presentiamo, forse il più importante per oggi, è proprio invece un'iniziativa di dialogo e scambio tra studenti di cinque scuole in Italia e in Bosnia-Erzegovina che hanno lavorato insieme intorno al tema del cambiamento climatico. Per Osservatorio Balcani Caucaso e CESPI, in pochissimi giorni è un secondo progetto in tema di integrazione europea e giovani. Siamo stati per un'intera settimana a Roma, per l'iniziativa dello EU Balkan Forum con giovani universitari da tutta Europa. E abbiamo insieme a loro lavorato all'elaborazione di proposte per la conferenza sul futuro dell'Europa su tanti temi, tra cui anche la questione ambientale. Oggi ci siamo invece con studenti universitari, chiedo scusa, con studenti delle scuole superiori. I partecipanti della settimana scorsa, credo in modo simile ai giovani con cui parliamo oggi, hanno espresso in ogni forma il loro desiderio di essere protagonisti nella costruzione del futuro dell'Europa e hanno ripetutamente evidenziato il loro desiderio di essere ascoltati e la loro esplicita volontà di impegnarsi nel monitoraggio delle misure per la tutela ambientale, nella lotta al riscaldamento climatico, monitoraggio delle politiche dei propri paesi per ottenere la transizione energetica che tutti desideriamo. Gli studenti universitari della settimana di Roma, venuti da tutti i 27 paesi membri e dai 6 paesi dei Balcani occidentali, e credo come i ragazzi delle scuole, che parleranno oggi, sono sicuramente tutti molto entusiasti delle esperienze e degli scambi internazionali. A Roma abbiamo avuto la possibilità di superare davvero molti ostacoli perché radunare paesi o più di 80 persone da 33 paesi europei in persona, in presenza, è stato possibile grazie alla presenza, alla collaborazione, al protagonismo dei ministeri, Ministero Affari Esteri, della salute e via discorrendo, in condizioni
reputo eccezionali quali quelle che stiamo vivendo. Il progetto che presentiamo oggi è decisamente più piccolo per dimensioni, ma non per questo meno importante. E anche in questo caso c'è stata la possibilità di incontrarsi, certamente meno emozionante di quella che si fa quando ci si incontra di persona, ma comunque non, importante perché non è sempre possibile farlo al di là della pandemia. E la possibilità di un'azione civica virtuale che oggi il web ci consente è assolutamente straordinaria, non va sottovalutata, anzi va portata a frutto. Quindi prima di entrare nel vivo della presentazione del progetto dei giovani delle scuole italiane e balcaniche, anzi bosniache nella precisione, della Bosnia e Erzegovina, vorrei dare la parola per i saluti alle autorità che hanno reso possibile questa iniziativa. Do quindi sono lieta di dare la parola oggi quindi innanzitutto all'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Onorevole Fassino. Bene, eccoci. Grazie dell'invito e grazie di questa bella iniziativa promossa dall'Osservatorio Balcani dal CESPI e con la collaborazione delle scuole e delle università. Io penso che sia uno dei molti appuntamenti, e sono sempre più intensi, che in Italia stiamo organizzando sia a livello governativo che a livello parlamentare, che a livello di centri di ricerca, istituti, e a livello di istituzioni di cooperazione regionale come l'INCE, per diciamo promuovere e sollecitare un impegno forte dell'Unione Europea nella strategia di allargamento dei Balcani. Saluto tutti i colleghi che partecipano a questo nostro incontro, in particolare il segretario generale dell'INCE Roberto Antonione, saluto il mio collega Zargo Bradovic, saluto il mio collega Lekic che ho visto in collegamento e credo che sia un appuntamento appunto importante che si collochi in un percorso che abbiamo bisogno di accelerare. Sono passati 26 anni dall'accordo di pace di Dayton che mise fine alle guerre balcaniche e quando si firmò quella pace la comunità internazionale dichiarò che l'integrazione nelle istituzioni euroatlantiche sarebbe stata, diciamo, la scelta, sarebbe stato, diciamo, lo strumento con cui dare sicurezza e stabilità alla regione. E tutti avrebbero ritrovato quella pace, quella stabilità e quella sicurezza che la guerra aveva travolto facendo parte di queste istituzioni. Questo impegno fu ripetuto nel 2003 dall'Unione Europea al Consiglio Europeo di Salonico, dove si varò la strategia di integrazione europea nei Balcani. E sono passati 18 anni da Salonico. Ora, 26 anni da Dayton, 18 anni da Salonico sono un tempo troppo lungo. Ricordo che quando nel 2004 decidemmo di far entrare nell'Unione Europea i paesi dell'Europa centrale, erano passati 15 anni dalla caduta del muro di Berlino. In 15 anni noi abbiamo integrato i paesi dell'Europa centrale, sono 26 anni che diciamo ai paesi dei Balcani occidentali che li vogliamo nella nostra famiglia, ma questo tempo trascorre senza che si arrivi finalmente alla decisione. E quindi io credo che questo sia il tema, perché la lentezza dell'Unione Europea sta producendo tre conseguenze negative. La prima è un sentimento di delusione e di frustrazione nelle opinioni pubbliche balcaniche, a cui continuiamo a spiegare che la loro casa è l'Unione Europea, ma non riescono mai a entrare in questa casa. E questo è un primo elemento. E nella frustrazione tornano le pulsioni del passato, tornano le nostalgie del passato, torna l'idea di poter dare soluzione alla stabilità ai Balcani in altro modo. Quello che sta succedendo nella Serbska bosniaca lo dice. Gli eventi che sono maturati in Macedonia del Nord dopo le elezioni locali di 2 settimane fa lo dicono. Quindi io penso che questo è un primo problema. Se noi non acceleriamo il passo, facilitiamo la frustrazione, la delusione e l'emergere di altre ipotesi, che sarebbero ipotesi che riprecipiterebbero i Balcani nella guerra e nei conflitti. Seconda conseguenza,
La lentezza europea apre spazi ad altri. La Cina, la Russia, la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti sono fortemente presenti nella regione. E la lentezza dell'Europa consente ovviamente a questi paesi di posizionarsi nei Balcani in funzione anche strategica. E la terza ragione, la terza diciamo, ragione che causa questo è diciamo il fatto che la lentezza europea rallenta le riforme che questi paesi devono fare per entrare nell'Unione Europea. L'Unione Europea chiede alla Serbia, Montenegro, all'Albania di fare riforme su temi delicati, tipo la libertà dell'informazione, l'indipendenza della magistratura, i diritti delle minoranze. Però se l'Europa rallenta il passo, ecco, indurrà questi paesi a rallentare i processi di riforma. Se l'Europa si manifesta determinata, allora noi abbiamo titolo per sollecitare questi paesi a fare queste riforme per mettersi, diciamo, in linea con gli standard europei che l'Unione adotta. Ma però le due cose si tengono insieme. Quindi io penso che siamo di fronte a un passaggio molto delicato. Abbiamo bisogno di un cambio di passo dell'Unione Europea. Un cambio di passo significa accelerare i negoziati con Montenegro e Serbia, aprirli finalmente con Albania e Macedonia del Nord, su cui c'è un parere favorevole della Commissione europea, dare dei segnali di inclusione europea alla Bosnia, che è oggi a rischio nella sua stessa esistenza, e al Kosovo, per esempio liberalizzando i visti di ingresso dei cittadini kosovari nell'Unione europea, cosa su cui la Commissione europea ha dato già parere positivo, ed è il Consiglio europeo che deve decidere definitivamente. Ecco, questi sono segnali importanti, a cui bisogna accompagnare altri segnali importanti da fare subito. Per esempio, includere i Balcani occidentali nella discussione che si è aperta in Europa su una nuova politica migratoria. La rotta balcanica è lì, e quindi se vogliamo avere una nuova politica migratoria bisogna includere i paesi dei Balcani. Coinvolgere le opinioni pubbliche dei Balcani nella conferenza sul futuro dell'Europa, visto che dovranno entrare nella nostra famiglia, partecipino al dibattito su che cosa dovrà essere la nostra famiglia. L'Unione Europea ha messo a disposizione risorse per gli investimenti e lo sviluppo economico. Facilitiamo che queste risorse siano indirizzate dai paesi balcanici sugli stessi obiettivi del Next Generation EU, per esempio tutti gli investimenti attinenti alla green economy, al tema ambientale di cui si discuterà questa mattina. Includiamo i Balcani nello spazio europeo di approvvigionamento dei vaccini. All'inizio di Covid-19 i vaccini nei Balcani sono arrivati dalla Russia, dalla Cina, dalla Turchia, e non ha senso. Includiamo questi paesi nello spazio europeo di approvvigionamento comune dei Balcani. Tutto questo si può fare e si deve fare se c'è un mutamento di passo da parte dell'Unione Europea, se paesi europei che rallentano il passo, come l'Olanda, come la Danimarca o come altri, superano le loro reticenze, le loro incertezze e quindi non frenano l'Unione Europea nel suo rapporto con i paesi balcanici. E c'è anche però un problema, ed ecco perché è importante la vostra iniziativa, di mobilitazione della società civile. Una delle conseguenze dei tempi lunghi del processo di allargamento sta esattamente nella frustrazione e nella delusione delle società e delle opinioni pubbliche. Abbiamo bisogno di vincere questa frustrazione. E qui è molto importante anche come si costruiscono delle relazioni, dei rapporti tra le opinioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea e dei paesi balcanici. Per esempio, appunto, realizzare, come state realizzando, un progetto di ricerca che coinvolge giovani e studenti sia dei paesi europei dell'Unione sia dei paesi balcanici è un modo per costruire relazioni. Uno dei temi fondamentali è la riforma nei paesi balcanici del sistema giudiziario. Favoriamo rapporti di collaborazione tra i sistemi giudiziari. C'è il problema della libertà dei media. Favoriamo rapporti tra i giornali e il mondo delle professioni giornalistiche dei paesi balcanici e dell'Unione Europea. Costruiamo relazione, cioè a livello della società civile. Perché questo, come dire,
vince la frustrazione e la delusione e spinge i governi ad accelerare il passo, spinge l'Unione Europea e spinge i governi balcanici. Ecco, io penso che questo sia quello che bisogna fare. L'Italia, come tutti sanno, è un paese molto determinato nel sostenere il processo di allargamento dei Balcani, perché è un interesse non solo dei Balcani, è un interesse dell'Unione Europea. I Balcani hanno bisogno dell'Unione Europea, l'Unione Europea ha bisogno dei Balcani. E in questa strategia sono molto importanti anche le istituzioni di cooperazione regionale, come l'iniziativa centroeuropea, che in questi anni ha via via sviluppato politiche di promozione, di sostegno a progetti di integrazione nell'area balcanica e di relazione con l'Unione Europea. Quindi si tratta di mettere in campo su vari fronti tutto quello che è necessario ed è possibile. L'Italia lo fa con grande determinazione a livello governativo e anche a livello parlamentare. 15 giorni fa io mi sono riunito, come mi riunisco periodicamente, con i presidenti delle commissioni esteri dei paesi dei Balcani occidentali per discutere e ragionare insieme su come si agisce per promuovere, sollecitare e spingere appunto il processo di allargamento. Questo è quanto mi sembrava, diciamo, utile dire. Vi chiedo scusa se non posso proseguire nell'essere con voi, perché devo presiedere tra qualche minuto la commissione esteri, che ha alcune audizioni esattamente sul tema del futuro dell'Europa. Vi ringrazio molto, saluto ancora tutti gli amici e vi auguro buon lavoro. Grazie onorevole Fassino, anche per avermi dato subito la possibilità di introdurre appunto il nostro segretario generale dell'iniziativa centroeuropea, Roberto Antonione, il cui ruolo in questa agenda che lei ha delineato è così centrale. Dottor Antonione, a lei la parola. Grazie, è un piacere dare il benvenuto, purtroppo in forma virtuale, a tutti i relatori e ai partecipanti di questo evento realizzato anche grazie alla cooperazione internazionale, al progetto di cooperazione internazionale che è cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Un saluto e un ringraziamento all'amico onorevole Piero Fassino, il presidente della Commissione Esteri della Camera, non solo per essere stato con noi, ma soprattutto per aver dato un contributo fondamentale al dibattito di quest'oggi, inquadrandolo in maniera compiuta e veramente molto partecipata. Un caro saluto anche al presidente della delegazione parlamentare dell'iniziativa centroeuropea, l'onorevole Marco Maggioni, anche per l'impegno costante che la delegazione parlamentare dell'INCE svolge in funzione dell'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali all'interno dell'Unione Europea. Ricordo un lavoro di grande interesse, ma sono certo che ne parlerà il presidente Maggioni, che la delegazione parlamentare ha svolto in questi mesi, proprio di conoscenza e di approfondimento su questo tema. Un saluto anche naturalmente e un ringraziamento per la presenza a tutti i presidenti delle commissioni esteri dei paesi dei Balcani occidentali che sono qui con noi oggi. L'onorevole Fassino ha fatto un'analisi, ha inquadrato il tema in maniera precisa e approfondita. Ci sono poche le cose che posso aggiungere, l'ha fatto in maniera veramente compiuta. Voglio fare questa riflessione, diciamo, dal mio osservatorio, che in qualche modo è un osservatorio privilegiato, cioè quello di seguire tutti questi paesi anche diciamo da vicino, proprio dal punto di vista geografico. Il segretariato esecutivo dell'INCE è a Trieste, voi sapete che Trieste è certamente una delle città di riferimento dei Balcani occidentali, qualcuno la considera addirittura una città dei Balcani occidentali, adesso senza entrare a fare la disputa su questo, possiamo però dire che Trieste e i cittadini di Trieste conoscono anche direttamente tutto quello che avviene in questi paesi, che sono paesi di riferimento per noi. Indubbiamente la, diciamo, fatica politica, la European fatigue, con la quale l'Unione Europea ha rallentato il processo di integrazione
ha portato tutte quelle negatività che sono già state ricordate e molte altre. Indubbiamente la preoccupazione che questo rallentamento produca effetti negativi è una preoccupazione fondata in tutti quelli che conoscono direttamente questa realtà. Il punto è cosa possiamo fare. Giustamente è stato ricordato che il ruolo della società civile è fondamentale, naturalmente i paesi devono fare il loro lavoro, nel senso che devono cercare di svolgere al meglio tutti gli impegni che gli consentano di raggiungere quello standard necessario per poter progredire nel processo di integrazione. Ma a mio modo di vedere l'elemento politicamente più rilevante è legato proprio al fatto che la percezione che c'è all'interno delle opinioni pubbliche di alcuni fondamentali paesi dell'Unione Europea è esattamente la ragione per la quale questo processo di integrazione si è arrestato, si è rallentato o addirittura è regredito. Ricordo perché in prima persona avevo avuto un ruolo importante durante l'allargamento, il grande allargamento del 2003 e anche immediatamente dopo. Ricordo perfettamente quale era il clima e quale era l'atmosfera che regnava all'interno di tutti i consessi governativi, ma anche all'interno delle opinioni pubbliche dei nostri paesi. C'era un grande favore a cercare di accelerare il processo di allargamento ai paesi, dell'Europa centrale e non solo, sono entrate anche, ricordate, Cipro e Malta, per esempio, ma prevaleva l'aspetto dell'entusiasmo e della volontà di riuscire in tempi anche molto stretti a coinvolgere questi paesi per renderli parte integrante della famiglia europea, al di là di quelle che potevano anche essere situazioni qualche volta anche non perfettamente corrispondenti degli acquis communautaire. Sappiamo molto bene che, per esempio, per quel che riguarda la Romania e la Bulgaria, i paesi dell'Unione Europea hanno accettato di poter dare corso e portare a compimento questo processo, nonostante ci potessero essere anche degli elementi non perfettamente corrispondenti a quelli che erano gli standards, ma prevaleva l'aspetto politico. C'era una grande volontà, c'era un grande entusiasmo e c'era anche, la consapevolezza che quella era la direzione giusta. Le tappe le ha ricordate molto bene l'onorevole Fassino, dicendo che nel Dayton prima e il Consiglio europeo del 2003 di Salonicco avevano sancito in maniera evidente questo percorso e questo obiettivo come obiettivo strategico primario per l'Unione Europea. Bene, il primo passo che ha rallentato questo lo ha rallentato fortemente fino a renderlo in qualche modo sterile è stato il referendum negativo che si è svolto in Francia e in Olanda relativamente al Trattato di Roma. Quello è stato il primo elemento che politicamente ha segnato un'inversione di tendenza rispetto al processo che era lanciato su un binario molto preciso. Le preoccupazioni politiche che sono state utilizzate in quel momento per condizionare le opinioni pubbliche affinché votassero negativamente rispetto al Trattato di Roma erano motivazioni del tutto capziose, erano motivazioni del tutto strumentali, e cioè la preoccupazione, ricordate benissimo anche voi, del famoso idraulico polacco che avrebbe portato via il lavoro agli altri, e motivazioni assolutamente capziose, come ho detto prima, non nobili, ma che hanno condizionato pesantemente l'Unione Europea. Si è inserita poi nel tempo una crisi economica che ha aggravato la situazione, la famosa crisi del 2008,
E naturalmente tutto questo ha portato a far credere che allargare l'Unione Europea ulteriormente avrebbe alla fine portato, anche per una serie di ragioni politiche, avrebbe portato l'Europa a non essere esattamente quello che i padri fondatori ritenevano potesse essere. E quindi, nonostante si sia continuato a ragionare sul fatto che nelle agende dei primi ministri, della Commissione e quant'altro, l'allargamento restava sempre comunque una priorità, in realtà, lo sappiamo, dobbiamo dirlo, la volontà politica non era esattamente conseguente. Non si è assolutamente voluto fare nessun passo reale e concreto perché questo processo potesse progredire speditamente. Si sono trovati degli escamotage, si sono cercate soluzioni alternative, fin tanto qualcuno si è, come dire, prefigurato anche di dichiarare che si poteva pensare a una forma di diversa di cooperazione con alcuni paesi senza doverli necessariamente integrare. Insomma, la questione, a mio modo di vedere, è esclusivamente politica. E lo dico in questi termini qua: se ci fosse la volontà politica dei paesi dell'Europa occidentale, soprattutto di alcuni grandi paesi del nord e dell'Ovest, dell'Europa, di progredire con l'integrazione europea, questo percorso andrebbe avanti speditamente e nel giro di un arco di tempo relativamente breve potrebbe trovare una propria conclusione. Non si fa questo per motivi politici, non si fa questo perché alcuni governi sono pesantemente condizionati dalle opinioni pubbliche. Sanno che parlare di integrazione potrebbe costare dal punto di vista elettorale un, diciamo così, parecchio, e di conseguenza tutto questo viene in qualche modo tenuto a bagnomaria. Non si vuole naturalmente apparire eccessivamente catastrofici, ma di fatto la progressione del processo di integrazione non avviene. Cosa si può fare? Beh, l'ha detto benissimo Piero Fassino, si possono fare tante cose, naturalmente i paesi dei Balcani occidentali possono e devono fare quello che sono chiamati a fare. Si sta proprio in quel progetto. Perfetto. Io mi lascio. Ciao caro. Come stai? Lascio a te Stefano. Dobbiamo trovare un sistema per far sentire l'onorevole Fassino, ecco, la necessità di spegnere il suo microfono. Eccomi. Non so bene. Bene, naturalmente i paesi dei Balcani occidentali devono fare la loro parte, ma tutti quelli che sono, diciamo, consapevoli che è necessario, se si vuole stabilizzare quell'area, fare ogni sforzo perché questo processo possa progredire, devono fare la loro parte. Allora, come INCE noi facciamo quello che dobbiamo fare, facciamo tante cose che possono essere utili. Non voglio essere autocelebrativo, ma posso dire anche rispetto alle questioni che ha sollevato Piero Fassino, che noi siamo molto attivi nella cooperazione, per esempio, giudiziaria tra i nostri paesi, siamo molto attivi per quel che riguarda la parte relativa alla questione sanitaria. Abbiamo intrapreso un percorso, diciamo, di cooperazione molto rilevante col WHO e la settimana prossima al nostro summit dei primi ministri che faremo a Budva ci sarà anche un agreement proprio tra i paesi dei Balcani occidentali, WHO, la Commissione europea e INCE. E conseguentemente devo dire che il nostro compito continua in tanti altri, diciamo, versanti, in particolar modo per quel che riguarda i giovani, dove abbiamo un progetto specifico relativo all'impegno che i giovani, e soprattutto quelli delle scuole medie superiori, possono fare per dare il loro contributo concreto all'implementazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli obiettivi dell'agenda stessa. Siamo molto attivi in ambito parlamentare, ma di questo certamente ne parlerà il presidente Maggioni. Tuttavia riteniamo che dal punto di vista
diciamo, politico, quello che potrebbe essere estremamente utile è cercare, come ha detto giustamente l'onorevole Fassino, di lavorare sulle opinioni pubbliche di quei paesi che sono chiamati, diciamo, paesi euroscettici, per fare in modo che queste opinioni pubbliche possano condizionare non negativamente, o anzi possano condizionare positivamente quei governi, perché l'elemento politicamente ostativo possa essere rimosso. Su questo naturalmente ognuno farà la sua parte, ma credo che i parlamenti possano essere veramente il punto più autorevole, diciamo, di stimolo alla discussione, al dibattito e diciamo così, al condizionamento positivo di quello che può essere un percorso di spiegazione nei confronti delle opinioni pubbliche. Molto spesso le opinioni pubbliche conoscono poco le problematiche dei Balcani occidentali, anzi forse non le conoscono minimamente, non si rendono conto che l'integrazione di questi paesi, più che integrazione di questi paesi, io la chiamerei la riunificazione di questa parte d'Europa all'interno della naturale famiglia europea, è essenziale non solo per questi paesi, ma è essenziale soprattutto per noi. Ecco, non si rendono conto di tutte le opportunità che questo può portare, e non si rendono soprattutto conto di tutte le negatività che eventualmente questo potrebbe non portare. Quindi questo è il punto politicamente più rilevante. Mi auguro che i convegni come quello di oggi possano dare un contributo fondamentale proprio anche in questo settore, e vi auguro quindi buon lavoro, scusandomi anch'io per il fatto che non potrò seguire fino al termine dei lavori il vostro impegno. Grazie. Grazie mille dottor Antonione, sul lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Questo è uno dei tanti elementi, esempi di impegno delle organizzazioni che sono coinvolte. Credo che appunto l'entusiasmo dei giovani debba trascinare anche e possa trascinare anche la politica, e quindi sono felice di lasciare la parola all'onorevole Marco Maggioni, presidente della delegazione parlamentare INCE, che è già stato introdotto da lei, dottor Antonione, a cui do volentieri la parola per i saluti. Prima di lasciar parlare finalmente anche i nostri rapporteur giovani coinvolti in questa iniziativa. Grazie. A lei la parola. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Un ringraziamento a voi organizzatori, perché questo è un convegno che porta spunti, porta riflessioni, e questo è un fattore estremamente utile nel dibattito politico istituzionale di questi mesi. Saluto il collega onorevole Fassino, presidente della Commissione Esteri, saluto il segretario generale Antonione, che molto bene sta facendo alla guida dell'iniziativa Centro Europea. Saluto poi i presidenti delle commissioni esteri di Serbia, Kosovo, Montenegro e tutti i relatori che interverranno oggi. Ecco, dicevo, è un tema estremamente centrale per quello che è il futuro dell'Unione Europea. Però al tempo stesso è un tema che vorrei fosse maggiormente dibattuto e che rimanesse all'attenzione del dibattito politico non solo in Italia, ma anche nell'Unione Europea. Credo che l'Italia, l'importanza che detiene in ambito internazionale sul fronte della politica estera, è chiaro che deve essere attenta a tutto ciò che accade in tutto il globo, ma credo, sono dell'idea, del parere, che debba focalizzarsi in particolare su due fronti. Il primo, quello libico, e il secondo è indubbiamente quello dell'area dei Balcani. Balcani occidentali sono tra i temi che noi come iniziativa centroeuropea in ambito parlamentare abbiamo
sviluppato, abbiamo analizzato, lo citava già prima il segretario generale Antonione, con una serie di audizioni che sono durate per mesi, iniziate alla fine del 2020, che sono proseguite fino a maggio di quest'anno, proprio audizioni di esperti di geopolitica, di strategia internazionale, proprio sulle prospettive che ci possono essere tra i Balcani occidentali e l'Unione Europea. E da queste audizioni sono emerse tutta una serie di valutazioni che hanno confermato quello che già un po' si percepiva trattando questi temi. Intanto, come Italia, non possiamo non interessarci al tema dell'integrazione dei Balcani nell'Unione Europea, se non altro per due ragioni. La prima, una motivazione fondamentalmente geografica. Al di là del Mar Adriatico esiste una realtà che oggi le nostre aziende già ben conoscono. Basti pensare che sono circa 600 le aziende italiane che operano in Serbia e superano il migliaio le aziende che operano e fanno business nel resto degli stati dell'area, appunto, dei Balcani occidentali. E quindi il quadro che è emerso è un quadro che attualmente vede la Serbia e il Montenegro come stati che sono più avanzati in quello che è il processo di allargamento, ma è un processo che non si conclude con i tempi che, a nostro modo di vedere, sarebbe utile venissero garantiti dall'Unione Europea e rispettati quindi dai rispettivi stati. Bisogna fare presto. La Serbia sta facendo importanti riforme, il Montenegro sta avanzando verso quelli che sono gli standard che l'Unione Europea ha posto per, appunto, consentire l'ingresso nell'Unione, però questi standard che sono già stati raggiunti vanno implementati e dall'altro lato l'Unione Europea deve garantire che al raggiungimento di questi standard europei poi segua concretamente un processo di reale adesione, cosa che purtroppo in questi ultimi anni non si è vista. E questo ha generato, lo si ricordava già prima, lo ricordava Antonioni, lo ricordava Piero Fassino, si è generato anche e legittimamente, devo purtroppo riconoscerlo, nell'opinione pubblica di quell'area, di quegli stati, una sorta di disaffezione, perché se da 18 anni si sta dibattendo di ingresso di questi stati nell'Unione Europea, ma non si è ancora arrivati a nulla, è evidente che proprio al di là della politica, al di là delle istituzioni presenti ai Balcani occidentali, ma la stessa opinione pubblica sta cominciando a guardare altrove e a premiare scelte che possono arrivare da altri stati, altre potenze che nulla hanno a che vedere con la storia europea, nulla hanno a che vedere con gli interessi che l'Unione Europea a livello mondiale, e soprattutto che sono realtà che hanno e portano valori spesso non in linea con i valori radicati negli stati europei. Noi vediamo, ed è quanto è emerso anche dalle audizioni che citavo prima, è emerso un forte interesse da parte della Cina, da parte della Turchia, da parte della Russia, da parte dei paesi arabi, interessi di vario tipo, fondamentalmente di natura economica, ma anche interessi di natura sociale, con forme anche di interesse riguardo alle dinamiche religiose presenti nell'area. E quindi questi paesi sono già operativi, hanno già preso contatti in questi anni con gli stati dei Balcani occidentali, e soprattutto stanno
senza chiedere in cambio riforme, i paesi dell'area balcanica, e questi finanziamenti sono finanziamenti che inevitabilmente hanno un impatto su quella che è l'opinione pubblica, che in democrazia vota e decide quelli che sono i governi che devono appunto decidere e governare nei prossimi anni. C'è quindi un fattore tempo. L'Unione Europea deve rendersi conto che il tempo non è infinito. Già 18 anni sono passati dagli accordi di Salonicco e il tempo è finito. Il tempo è finito e quindi servono decisioni definitive su un'area che non è stabile. Quando noi leggiamo di tensioni politiche in Bosnia, quando noi leggiamo di appelli alla Grande Albania, quando noi leggiamo di situazioni molto preoccupanti legate alla presenza nell'area balcanica di un radicalismo islamico che rischia poi di sfociare in situazioni di grave pericolo per l'Unione Europea, ecco, è evidente che il fattore tempo è esaurito. E quindi è il momento, dicevo, delle decisioni, decisioni che sono senza dubbio decisioni coraggiose, che vanno però prese, perché l'esperienza ci dice che purtroppo non decidere spesso costi maggiormente rispetto all'assumersi delle responsabilità. Responsabilità che sono in capo all'Unione Europea, responsabilità che sono in capo evidentemente ai Paesi membri dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea come, non è un'entità statuale, ma è un'entità composta dalle politiche estere dei 27 paesi membri, però l'Italia su questo deve rimarcare la propria posizione, deve rimarcare la propria azione, e credo che eventi e convegni come quello che avete organizzato meritoriamente oggi sia la prova che l'Italia ha un ruolo importante in questo processo e deve giocare fino in fondo la sua partita. Grazie ancora. Grazie onorevole Maggioni. Sono a questo punto molto lieta di presentare gli interventi di chi ha lavorato a questo progetto Giovani Società Civile, e in particolare alla collega Anna Ferro, che ci dà alcuni spunti di quello che è emerso, prima di lasciare poi la parola ai nostri rapporteur delle scuole che hanno partecipato. Anna, a te la parola. Grazie. Mi sentite e potete vedere? Vediamo perfettamente, ti sentiamo. Allora, dovrebbe partire da qui. Scusate. Voilà, eccoci qui. Buongiorno a tutti e a tutte, e grazie per questo incontro di oggi e per queste introduzioni così importanti e rilevanti. Un saluto in particolar modo va agli ospiti, ai panelist del Kosovo, del Montenegro e della Serbia, che ringraziamo per essere qui, e soprattutto agli studenti che sono oggi con noi e che non saranno in classe a seguire le lezioni. E anche un ringraziamento alle professoresse Giana e Dolores che hanno seguito i lavori con gli studenti. I will skip Italian and turn into English because the whole project with students especially was in English, and so that was our common language, and I will keep it on. Here for you the results of our project called Youth and Civil Society in the Western Balkan between CESPI and OBCT, with a teamwork that was dedicated to these activities. So our project was based on some objectives and initial assumptions. So we heard of this enlargement fatigue and reform fatigue. So we thought that it was important for us to address this research and study to understand how to revitalize and support the process of the EU enlargement. So we wanted to focus on the enlargement role of non-state actors
and particularly the civic society organizations and also schools included in this group of actors. And also we wanted to look at the impact of previous institutional and intergovernmental initiatives, as in this case, the focus was on the Berlin process. So how could these different experience or actors could play a role in supporting the process of enlargement? And within our project, we decided to take also some general assumptions that guided our activities. So first, we realized that climate change and environmental issues are common problems. Are common problems to countries, despite the presence of administrative and state boundaries. So we decided to focus on environmental issues to cross our activities. Then also youth and civil society participation and contribution are essential in terms of EU enlargement and regional cooperation. And then also for us, schools could be really a key player and key actor, because they're able to bridge, to build bridges connecting people, sharing common issues, and participating with constructive ideas. So these are, let's say, the introductory elements that should guide you through our research results and activities. So two were the activities undertaken. One was a study on the civil society role in the Western Balkans. We focused on the green and environmental civil society organizations, especially in Serbia. We looked at the Berlin process as anticipated, and we organized already a webinar last week. The document will be ready for you online probably next week. And then we had another project with schools based in Italy and Bosnia and Herzegovina, working on climate change issues involving different students and classes. So here we share with you some hints and synthetic results of these two activities. So on the civil society research with Serena Epis and Luisa Chiodid, the teamwork that's working on this, we could highlight that the civil society support to the EU enlargement is fundamental for the Western Balkan countries in this EU enlargement process, because it brings positive elements and impacts. The civil society organizations are able to observe and participate to democratic changes and reform. They can be an intermediator between the public opinion and the citizens, bringing down technical aspects of more complex problems, informing public opinion and increasing awareness. They can contribute to the public decision-making out of the political sphere, so they could be more independent in their questions and problem aspects analysis. They can reinforce and promote national and regional networks and cooperation. And especially for the environment, they can be able to link local, national, regional, and global aspects of this transversal problem that links European member countries and Western Balkan countries. So on the other side, so with these positive elements of the civil society engagement and role in the EU enlargement, there are also aspects that can be considered twofold in terms of the impact of the EU support and strategy to civil society organizations. So as was already mentioned, in the previous enlargement wave, civil society role was not a priority in the EU support and strategy, but for the Western Balkans, that the EU really realized that a civil society should be a key partner, a key protagonist in the enlargement process. Also, the EU support and strategy valued existing actors from the civil society, but also influence on the emergence of new ones, also provided further resources that were helpful to
build capacities and reinforce the professional skills and competencies of the civil society. And also with the EU support, civil society was able to contribute and accelerate on the implementation or the discussion on new laws and reforms in the Western Balkans. Then also we underline that the EU never provided guidelines or schemes to involve civic society in EU negotiation or in the EU process. So we find that, for instance, Montenegro and Serbia adopted two different models of involving civic society in the public decision or in the public discussion. At the same time, the EU support and strategy to civic society organizations in some cases had some not completely positive impacts. So for instance, in some cases, it was perceived, misperceived by the national public opinion. And overall, we can say that it contributed more to improving the form of enforcement of the civic society organizations, but not the substantial reinforcement. So in many cases, civic society organizations are able to provide ex post recommendations, but they do not participate in government discussions. And also transnational networks, especially between EU member states and civic society in the Western Balkans, sometimes is not that strong, and then collaborations can be sometimes loose. Then on the side of the Berlin process, we could say that it was successful, especially for the diplomatic and economic and infrastructural dimension. But then in terms of involving the civic society and youth, there were some positive results, especially for the youth participation. But again, it was more from a formal point of view than the substantial point of view. So we also consider what will happen in the future, and we ask ourselves with the ending of the conclusion of the mandate of the Chancellor Angela Merkel to see what will happen to the Berlin process. So we see. Anna, ti abbiamo perso. We lost your voice, Anna, just after Angela Merkel was mentioned. Can you get back to us? Log on climate change with the yes you are okay you're back. We lost you, at least I lost you around Angela Merkel, but I guess okay you were... So I think I'm back now. It says I'm back. So the second activity that we want to present is the youth dialogue on climate change, involving 112 students from five different schools and six classes here in Italy and in Bosnia and Herzegovina. So from Banja Luka, Sarajevo, Mezzo Lombardo, and Udine. So the whole project was willing to bring students, at least on the online platform, to discuss and dialogue on climate change issues, with all a preparatory work with an equipe involving all the teachers and then the team from OCBT and CESPI. So the students, they work sharing a presentation of themselves, of the places they live, and the environmental impacts that they can also visible experience in their residence towns and countries. And the whole project brought up as an output to six different project works on SDG, so the 2030 agenda, sustainable development, and especially bringing up ideas on a communication campaign that each school and each class would like to promote, starting from an analysis of the environmental problems that they meet in their local context. So for you, here are just some examples of their original and creative
output of their communication campaign that they would like to start in their school, in their city of residency. So keep calm and be safe, because the project was about bees, or a lot was about recycling, no time for a slogan, start recycling now, and different others. So after me, two students, representative of the two Bosnian schools, will also share their experience in this project. To conclude this experience with the schools, although working from a distance was quite challenging, and we would have appreciated more doing this face-to-face meeting, we could come up with some take-home remarks, in general remarks. We saw that project ideas from students combined global issues into local actions in an inclusive way to promote green awareness and obtain evident and practical changes. So we were really impressed by the quality of the work from all the different students from all the different cities and countries. And they all follow a solution-making approach. So they analyze projects with ideas how to face this project problems, and also with the whole of a society approach. So all target populations or actors were including, from the government to the local municipality to the different population groups, kids, students, and adults or others. So students and youth have in mind also how they could solve problems that they meet. And then working on environmental issues also identified on the problems that they identified brought people in this sense, school and countries, closer in terms of shared burdens and risk. So we realized that common are the problems that they meet, although in different countries and with different administrative conditions. And also social media communication is a stateless passport for youth. So they all meet and in different dimensions, let's say, compared to our everyday life. So while we were having our meeting, they were already sharing exchanges, linking up on Instagram or other social media. So they're really a step ahead from where we are. And we also noticed that there is a need and there is room to reinforce youth cooperation within the EU enlargement process, because they raised up some points that they were also quite surprised that young people were taken seriously in terms of serious issues as enlargement or environment. And also they were very happy to be able to talk and do things. To conclude, these are some of our general conclusion from this project with within activities in civic society study and youth dialogue. We can say that the EU enlargement process urges a stronger youth and civic society involvement and protagonism. So not only formal, but also substantial, and solutions can come up also from the basis of youth and civic society. And also that horizontal exchanges and networks between EU and Western Balkan countries and actors are crucial to reinforce the EU enlargement process. And this is a statement from a student in our youth exchange saying everyone can learn about environmental issues and with a clear and actionable plan become part of the solution. So that is a sort of synthesis of the whole work that we've done. And with this, I'm really happy to give the floor to Sarah, and then I'm sharing her presentation. And these two students from Bosnia and Herzegovina are the rapporteurs of their school projects and class projects, and they will share with you what they did along this. So.
Thank you very much, Anna. I felt by listening to your presentation the enthusiasm that involved as well us as leaders of this organization, and the appreciation you and you had of the students' work and of course of their teachers' engagement. I think it is the time for Sara Janze from Sarajevo of the Drugab Gymnasia of the capital city, and then after her Alen Milakovic of Banja Luka from the Gymnasia of the Banja Luka. The floor is yours, Sara and Alen. Thank you. So, buongiorno, hello. Firstly, I would like to thank you for giving me the opportunity to represent my city and my country alongside my peer from Banja Luka to present our concerns and suggestions to climate change issues. So, Anna, is it possible to share my presentation? Thank you. Do you want to share your presentation or shall I keep this? Would you mind sharing the presentation I shared with you? Oh, I think you should be able to see the presentation. Do you see the presentation? We only see yours, the end of yours. Oh, sorry. I have probably to, okay, leave from there. I'll do this again. I'm sorry. Let's do like this. Okay, now you see here this? We are. Okay, yes. Sorry. I was on the wrong screen. Thank you. Okay. So I'm going to be talking about the air pollution in Sarajevo. Next slide, please. So who we are? We are the International Baccalaureate Biology Year 3 students from the Second Gymnasium of Sarajevo, the capital of the beautiful country of Bosnia and Herzegovina. Our class had come together to discuss certain climate change issues our city is facing at the moment and to try and come up with possible solutions. We are a highly diverse and motivated class, and we consider ourselves hardworking change makers. Our school is located in the city center, surrounded by beautiful parks that are full of life. Although these past few weeks and for the months of winter that are approaching, we won't be able to enjoy any of it. When looking out our classroom windows, all we can see are small fragments of the parks and the buildings around us, and this is all due to smog. Not to mention the toxicity it wreaks on the health of the students of the second gymnasium when we go outside for our breaks. This has been an issue for many years, primarily in Sarajevo, where in the case of smog, we have a geographical disadvantage. Sarajevo is located in a valley where it is surrounded by mountains and fairly tall buildings that limit the circulation of the gases that are being emitted, causing them to cover our city alongside fog, which consequently has created smog, which is much more visible during the winter due to the increased heating, leading to a greater amount of emissions released. During our first class discussion as to what topic we should focus on, it was unfortunate that we had so many options available, such as pollution, flooding, waste management, etc. So the main question is why we decided to target this specific issue. First and foremost, air pollution can cause severe health issues, whether you've been exposed on a short or long term. And unfortunately, this affects all age demographics. To give a more specific scope on how this affects us, the students, the next generation of change makers, a few years ago, schools in Sarajevo had to shut down due to the virulent air quality, leaving students at home instead of learning. It has been proven that substandard air quality can damage a child's cognitive abilities, which can then lead to additional severe damages. For years, the citizens of Sarajevo have had to spend months under this toxic blanket, and this is why our class had decided that we needed to raise awareness concerning this issue and let our voices be heard. So, to give a more statistical side of it, here we have a map of all the countries in Europe and with a PM 2.5 scale, so this is a particulate matter scale. As we can see right away that Bosnia is taking first place with 34.6 on the particulate matter scale, which is somewhere on the border between the moderate and the unhealthy for sensitive groups category. Although given that this data was taken in 2019, one can only assume that since the situation has gotten worse, that it's already in the unhealthy for sensitive groups area. So the situation has definitely gotten worse. Next slide, thank you.
So you may be wondering how such a critical and large issue such as this one could be resolved. Our class had thought the same and had decided to tackle it all at once. All the citizens of Sarajevo are aware that we are dealing with numerous climate change issues, although more than half aren't sure how to do something about anything. I myself have been doing climate change research for a few years up till now, and have proposed certain solutions to other problems, but must admit it is hard to be able to come up with solutions that citizens would be willing and able to achieve, which is why I believe that our proposal could be beneficial. As mentioned, one of the main issues is that people aren't aware of why these issues are happening, how it affects them, and what they can do about it. Our class had decided to create a billboard, such as the one you can see at the moment. The QR code pictured in the corner would lead to a website where there would be continuous information concerning the climate change issues in Bosnia and Herzegovina. Pages that talk about what citizens could try to do and take initiative and try to help minimize the effects of these problems. Additionally, with this image you should notice in the background representing a clean city, it would help engage and motivate citizens of all age groups to want to make a change. It may seem like an ineffective proposal at first, although another thing about Bosnian citizens is they follow the news to a great extent, meaning once we get enough attention, I'm sure things would improve and we would be able to reach more people. Next slide, please. Thank you. So the question, how young students could affect and impact on common environmental problems. So I believe that the youth will be able to make strong changes concerning environmental problems. At our school, for example, we've already had a few opportunities to help make a difference. An example of this includes cleaning up large areas of parks filled with garbage. And an activity not only our school, but a few others in Sarajevo had attended, was a mass afforestation. We had all come together and planted over 1,000 trees. This is a perfect example of how young students can affect these global issues around the world, especially since we are quite determined and once educated can change the world. I believe that youth can make the most active changes concerning the climate issues we are facing today, such as the many initiatives I'm sure many have seen to raise awareness, such as the protests. Young people can not only influence the awareness of these climate change issues, but they can also influence their parents and the people around them, which is where we can see a multiplying effect, where more people will become aware of the issues around them and will want to be part of this change. And thank you. Yeah. So thank you for your attention. Voilà, Sara. It was really an impressive presentation, extremely interesting and convincing for all of us, I guess. This is now Alen Milakovic from Banja Luka, whose turn has arrived. Yes, thank you. I will just ask of you if you can confirm whether or not you can see my screen. We do see your screen. Okay, perfect. With the presentation, thank you. Yes, thank you so much. So before we proceed with the presentation, I've actually wanted to discuss why is it that we chose even to participate in this project. The speakers before us have mentioned how there is increased need for judicial, particularly judicial cooperation, but other forms of cooperation as well, not only within countries, but between countries in the Western Balkans in particular. We believe that in countries such as Bosnia and Herzegovina, where there has been a rise in political segregation and the rise of potential nationalist currencies, where you can on a daily basis feel that you are not as connected to your own citizens as, for example, other countries might be, we believe there exists some universal problems which need to be addressed and which can bring people together. So we're not only raising ecological awareness in Bosnia and Herzegovina, we're also trying to bring together all of our citizens and make one common claim, and that is we are all the same. We are all citizens of Bosnia and Herzegovina, and this project will not simply encompass our own country. It also plans to develop onto surrounding countries such as Croatia, Serbia, Montenegro, and other countries as well. Moving on with the presentation itself, who we are. We are high school students from Gimnazija Banja Luka, and we're acting as members of the Banja Luka Model United Nations Club. This is a club which simulates the work of the United Nations, and this helps us engage in such political topics or other topics of political relevancy. And this also enabled us to understand how deeply rooted ecological problems can be in our own country and what is the most effective way of combating them. We wish to fight together in order to awaken each citizen to problems that are in dire need of resolvement.
On this slide here, we have pictured our slogan both in Bosnian and in English. So in English, it goes think green, get clean, while in Bosnian, it goes o planeti se recikliraj. In this case, we wanted to give a brief illustration. So sit down for a minute and think about all of the plastic bottles you've thrown away this year. It could be any form of plastic bottle. Now, imagine all of the potential products that could have been obtained simply through recycling all of those plastic bottles. In this case, imagine the amount of toy cars that could have been made from that plastic and given to children, for example, that are in need. In this case, we wanted to illustrate this both by the slogan in Serbian language and in English language, simply how universal this message is intended to be. So what is our project work about? Our project work concerns itself with the rate of recycling in our city and our country. Why we've seen that this is such an important issue is because it is an issue which every citizen faces. It simply prevents every citizen from living their best life, and this is not in accordance with international resolutions, such as the one with the 2030 United Nations Agenda. 8 out of the 17 of the Sustainable Development Goals revolve themselves around topics of ecological importance. We must ask ourselves, why is this so? Clearly, ecology plays a key role in the prosperity of each and every citizen globally, and that is why we must take this issue seriously. Now, we've seen what are the main problems and chosen this one, which needs to be resolved as soon as possible. For example, statistics such as the following one. The average rate of recycling in Bosnia-Herzegovina is about 5% of citizens, and that is the maximum case scenario. So compared to other countries, such as those in the European Union, which have a vastly higher rate of recycling, this is almost abysmal. Most of the country's nature reserves, those being either parks, field trips, etc., contain some form of waste, and that is most commonly plastic. On this slide, we have shown our campaign. This campaign, along with information regarding how and in which manner recycling can be useful, we have a robot which is demonstrating our message. This robot is actually one of our own construction. We did not want our project simply to revolve around presenting random information which we have accumulated over time. We wanted to go for action because we believe that we need to take steps immediately and right now. The steps are, in this case, for example, besides constructing this robot, which will act demonstratively and will be shown around in not only our high school, but in elementary schools in Banja Luka as well, we have also achieved cooperation upon discussing it with a local company that will provide us with pamphlets, brochures, and recycling bins of 0.5 liters that will be administered in each and every school. We'd also like to highlight that this project is simply a pilot project. This is simply a demonstration of what can and what is going to be done at later steps. The target of our campaign is our high school along with these two elementary schools. We've chosen this public because we understand that we must target younger audiences. It is these audiences that will have their future destroyed if we do not take the appropriate measures. So in this case, we're also focusing upon the 17th goal of the SDGs, which is partnership for the goals. This is cooperation that is needed not only on a local, but on a national, regional, international, and global scale as well. We all need to work together in order to make this actually realistic. So from this school dialogue and project work, our class learned how that the government can help in many aspects. However, ecological issues require you to start from yourself. You need to think about ecological action on an individual level, only later for this to be amplified on a much wider level. The speakers before us have mentioned the mass, or rather the public opinion in this case. And it is how we start from an individual level that we will learn to change the public and mass opinion, and we will bring about changes in policy which are in accordance with the European Union. And this will prevent potential political misuse from other countries, the influences of which have been stated by the speakers. So we think young students like us could affect and have to affect common environmental problems by joining together locally, regionally, and nationally to promote such values, presenting their ideas, and refining them all their way through their implementation.
With this, we would once again like to thank you for your attention and understanding from Gimnazia Banja Luka. Thank you. Thank you very much, Alan. I think your extremely well done presentation suggests the importance of individual responsibility, which is a fundamental example, I think, for every one of us here and outside this virtual room. It is extremely important that you underline how the future is yours to start with, but also that yours in terms of young generations, but also how shared the issues are and how important the commonality that we feel is a very important driver to start working together at transnational level as well. So the difficult responsibility now is for our speakers that follow these challenging presentations, because the example you give is really an opportunity to all of us to reason in terms of political responsibility and urgency to do to act in the interest of everyone. So it is now my role to introduce the three speakers from the different Foreign Affairs Commission. And the first honorable I'm going to introduce is Ako Obradović, President of the Foreign Commission of Serbia. Mr. Obradović, the floor is yours. Okay. Okay, thank you very much, distinguished Mr. Antonioni, Honorable Mr. Fassino, dear colleagues, dear students. It's my pleasure to have opportunity today to take part in the exchange of opinion of the European perspective for the Vessel Barton. I wish to thank representatives of the Italian Institute for International Political Studies and to other partner organizations for inviting me to participate. Moreover, I would particularly like to extend gratitude to my counterpart and my friend, Mr. Piero Fassino, for his efforts invested by him personally and by committee he chairs to put the topics of the European perspective for the Western Balkans in the political and scientific focus of the EU member states. I would like to focus today on the EU and EU member states' position on the European perspective for the Western Balkans. The fact is that the European Union has been helping the countries in the region in various manners and to large extent. However, there are some tendencies that objectively hinder or block the further enlargement process. Despite frequent announcement, the enlargement policy is not high on the EU agenda. European Union often changes the enlargement criteria. This significantly impedes the negotiation process, and even worse, it enables some European Union member states to literally blackmail Western Balkan countries on their path to the European Union for their own special interests. European Union loses its authority as it does not want to respond to open issue relevant for the overall situation in the Western Balkans, not even in cases when Brussels is a signatory party of some agreements. The best example of this is Brussels agreement signed by Belgrade and Pristina in 2013. For 8 years now, Pristina has not wanted to implement the provision related to the establishment of the community of Serbian municipalities, and Brussels has not responded to this, although it is a guarantor of the agreement's implementation. The Brexit, internal relation between European Union member state, different standpoints on the enlargement dynamics and accession of new members, relation with USA, Russia, China, and other issues have simply degraded the Western Balkans on the list of European Union member state important issues. The narrative on the influence of third countries in the Western Balkans, of course, this primarily refers to Russia and China.
These double standards of Brussels and some European Union member states are visible in this case as well. When European Union countries need a gas from Russia, then it's fine. But if Serbia needs gas, then it's not about gas, but the influence of Russia. Remember, after all, the fate of the South Stream gas pipeline. The gas pipeline was cut off because Brussels asked Bulgaria in 2014 to do so. Serbia and other Balkan countries suffered great damage as a result. Brussels deemed its relation with Russia more important than the Western Balkan countries and their need for gas. Moreover, there is a constant criticism of Serbia's cooperation with China. Yes, is that true? Serbia has excellent cooperation with China, both bilaterally and within 60+1 process or within Belt and Road Initiative. After all, a large number of European Union member states cooperate with China in the same manner. However, the entire Serbia-China cooperation is at far lower level than most European Union countries' cooperation with China. Anyway, China is European Union's most important foreign trade partner, and it is good for European Union when it cooperates with China, but it is not good for European Union when China cooperates with Serbia. I must admit that this attitude of the European Union towards Serbia is difficult to understand. I want you to know that the most important foreign trade partner of Serbia is not China, but European Union, then CEFTA countries, and only then China, Russia, and other countries. There are some of the examples of European Union attitude towards the Western Balkan, not to mention the COVID-19 pandemic, vaccines, and other issues. Dear friends, I think we have two types of policies in the European Union. One that is pursued by Brussels, which is of a general character and vague promises. Another EU policy is pursued by member states themselves. They act in line with their interests that are often not aligned with the official EU position. These claims are substantiated by last week's developments. The European Union Foreign Affairs Ministers at their meeting did not reach an agreement of opening negotiation cluster with Serbia in December, despite the fact that the European Commission assesses in its report that progress has been made. They noted that the constitutional reform process had not been finalized in Serbia. Let me remind you that the constitutional reform process in Serbia is in its final stage, and that the National Assembly will adopt the constitutional amendments tomorrow, and after the necessary referendum, these constitutional amendments will enter into force by the end of January. Although it is a commonplace, negotiation cluster has not been opened. It's similarly like opening negotiation with North Macedonia and Albania. Give everything and receive nothing. In view of all of the above, I believe there are two possible scenarios for European perspective for the Western Balkans. According to the first scenario, the European Union will make a firm political decision about further enlargement. That means in precise time frame, which will make all the Western Balkan countries speed up their internal reform process in line with the European Union criteria. According to the second scenario, European Union will remain the same position on the enlargement, which will slow down even more the reform processes in some countries and result in even greater decline of the internal enthusiasm. Such tendencies will distance the Western Balkans region from the European Union even farther and become a source of future instability in this region. Thank you, dear friend, for your attention. Thank you. Thank you, Honorable Obradovic.
Now the floor is for Honorable Haki Abazi, President of the Foreign Affairs Commission in Kosovo. Thank you, Ms. Chodi. Can you hear me? Yes, thank you. I would like to thank the organizers and also congratulate you for the project. Fascinating presentations from the representatives from Sarajevo and Banja Luka. I think that voice actually gives us a lot of hope that environment and climate change as a common threat can perhaps exceed the potential divisions and problems and come together in fighting a major challenge that humanity, including our region, is facing nowadays. So really a true congratulations for great work and thanks for great presentations from both Sarajevo and Banja Luka on that. So I would like to extend also a very warm gratitude and thanks to Honorable Fassino, President Fassino, for his unlimited attention to the Western Balkans. This is really, really great to see that Italy and him personally have been paying so much attention to the Balkans. And this is critically important as we go through the reforms and necessary changes and challenges, including the COVID-19 challenges in the Western Balkans. Thank you to Honorable Roberto Antonini and Honorable Marco Maggioni for also great and direct, honest, frank suggestions and analysis of where the Western Balkans is on this particular point of our trajectory of what I would say a perhaps delayed, sometimes slowed down, but absolutely the only alternative that the Western Balkans has in the European Union integration process. Given that Kosovo is also a very young population, the average age is considered to be 26, the youth projects are very dear and kind to us in that sense of mobilizing young people. So maybe I would like to offer the potential hosting of the next EU Balkan Youth Forum in Kosovo, if you might consider as we move forward. Hopefully the COVID-19 is not going to prevent people to travel and be able to come together. But I'm sure that the youth in Kosovo, young people are and would be as excited to be the host of this great initiatives and also projects that you are working with. Now, let me perhaps say that the Balkans has paid a very huge price in order to achieve the democratic systems in place, with the transformation that was absolutely necessary from a 50 year of a mono political kind of direction that we have had. Therefore, I think we know more than anyone what it means to go through a very, very harsh transition in a sense of, you know, the wars and the conflicts of the 90s and then having this huge window of opportunity of establishing democratic societies where civil society, media, the political pluralism can play the role of transformation of the societies. And this cannot be taken for granted because, as I said, it has been a really huge price in achieving democratic society and democratic norms. Now that by itself cannot be the goal, obviously. Now the democratic system has to deliver for young people, it has to deliver for ordinary citizens, has to deliver in terms of the rule of law as well. And I think this is the internal challenge of our region in becoming a really truly democratic functioning societies where the human rights are guaranteed, where environmental protection is high in the agenda, that people do not suffer from the bed pollution and mismanagement of the water and the inability
of preserving our ecosystem, which is beautiful and has a lot to offer to the European ecosystem as well. And this is our challenge, internal challenge, in managing that the rule of law and democratic society deliver for the ordinary citizens. Now, yes, of course, this is in line with the EU integration requirements, but let's assume at one point that the EU integration was not in our agenda. Still, we would have to do these reforms in order to become a functional region, and a functional region in all the senses, to be able to offer the prosperity and the future for young people to stay and live in this part of continental Europe. Therefore, it's not the duty only for our political classes and individuals. It is actually a criteria of a test, as a fundamental test of, do we want to be the politicians who get stuck in the past of the Balkans, where we are portrayed people of inciting instability and conflict, and not care about fundamental values, including environmental care? Or do we want to be the generation of politicians who present a completely different agenda for the region moving forward towards EU? You know, I can be critical to the EU stance and how slow EU has been, but that doesn't help us. I think we need to do the homework. We need to present a very strong position in our internal reforms, being in country or in the regions, and come up with the agenda that basically removes any types of fears, even if there are fears out of perception among the European Union citizens and its institutions, in order to be able to present that Balkans joining means larger and an extended opportunities for sustainable development of the European continent, rather than being perceived as a burden or as importing issues and problems within EU as a political, economic, and social cultural union. So it is our duty to ask that fundamental question. What do we want to be remembered as politicians of this generation for the Balkans and for the European processes as well? And I don't want to miss the opportunity on behalf of the young people who speak here and speak every day out there, demanding a different outlook, a different image, and a different path for the Balkans from our past, the past of conflict, division, and fragmentation, to a Balkan of partnership and solving issues in a peaceful and through a dialogue, and eliminating potentially any type of narrative and discourses that return us to our past. Now, what does that mean in concrete terms? And I would like to use again the opportunity to just propose certain things on this. Like, I think starting with us being able as politicians to push the agenda of first facing the past and documenting the truth in order not to create the basis for new myths in the Balkans, to signing a regional peace treaty that we all commit to the peace and partnership in the region. This is, could be a really great signal to the European Union countries and those even skeptical countries resist or show some resistance to the EU, Balkans integration into EU. Nurturing the narrative of cooperation and celebrating the diversity of the region rather than using diversity to divide people as it was in the past. Present a regional development agenda, somewhat of EU mini Marshall Plan for the Western Balkans that funds and supports interconnectivity in the region, cross-border infrastructure projects, and education. Elevating the education systems that are pretty much in a very dire situation in the Balkans. All this can be built up on the EU-led process called Berlin process,
Most of those projects have been identified or are at some stage of development. So I think a mini Marshall Plan for the Balkans could help in doing the final push for the Balkans to develop on a sustainable way towards EU. Five, removing all the hidden and unhidden barriers for trade and economic cooperation in the region. I know this requires a new thinking. It requires a new approach. It requires going above the concept of subordination and domination to a partnership. But really, we have to implement policies that remove barriers, both hidden and unhidden, to the movement of goods in the Balkans in order to be able to open the pathways for development. Six, I think it's critically important that we review the school curricula to remove and clean all the curriculums from hate speech, from division, from being educating our new, younger generations with a sentiment of being against the others, no matter what the others means. I think cleaning the curricula of the schools is going to be critically important moving forward. We can regionally commit to fulfilling the criteria and reform requirements from the EU. I think supporting each other in integration process in EU is going to be key. And then last but not least, I think we need a firm commitment of the region to the Paris Agreement and the Glasgow Pact moving forward, where coal, for example, is not at all ever being considered again as a future resource of the energy development in the Balkan, because smoke and ashes and bad air, bad waters do not have borders. They pass from one country to another. Therefore, we have together to commit to the Paris Agreement implementation and Glasgow Pact. So this is my positive scenario, what I think Balkans and Western Balkans countries can move forward with. In order to secure a prosperous and future that is, as I said, with no other alternative but EU integration process. This type of scenario also commits and narrows down the space for any refusal from the European Union as well, because we need, as I said, to present ourselves in a different fashion with a different agenda. The best scenario, which I would never want to see happening, and I will be much shorter on the best scenario, is the one that Balkans continues to exist as a corridor for the European continent, for all the troubles and the problems from the East, being for human trafficking, illicit economies, or other purposes that usually the organized crime and corruption networks use the Balkans to their benefit. So we need to eliminate this idea of the corridor for the Balkans and make it an integral part of the European Union. The bad scenario includes the continuation of political corruption networks and influence over the political representation, very little to no rule of law, or deep state controlling certain institutions that minimize the rule of law, and I am a true believer that there is no functioning democracy without rule of law. So in a bad scenario, we would have very limited implementation of rule of law. We would have massive brain drain in a bad scenario. A lot of great people will leave the Balkans, and it will be a lot more difficult to sustain a functional democratic institutions, functional economies, if we lose constantly the brain drain. In a best scenario, we would have questionable funding, which we don't know what this funding means to the supporting economies. We don't know the source of this funding, as we have had experience in the past. All this would lead to have a Western Balkans continue to be the battleground and the battlefield for bad actors, non-state actors, illicit actors. And we need to remove all this potential space for this bad scenario by implementing the positive scenario that I talked in the beginning. Thank you again. I hope you continue to do this great work that you're doing. I'm fully in support of the environmental climate change programming that happens. We
need technological change. We need the complete transformation of the energy sector, both in terms of the practical term, but also the way people think about the energy and social behavior about it. So you have a great, great supporter here in Kosovo for your work. Thank you again. Thank you, Honorable Abbasi, for this forward-looking presentation, for this effort to conceive of local responsibility together with relaunching the process in a positive way with a new agenda that emerges from local needs, first of all. It is time for Honorable Miodrag Lekić, President of the Foreign Affairs Commission in Montenegro, to conclude this round of speeches. Thank you. Grazie a lei. Buongiorno a tutti. Grazie per l'invito. Se io volessi iniziare bene questo breve intervento, probabilmente dovrei citare onorevole Fassino sul tema, ma anche onorevole Antonione, che ha fatto anche un excursus storico, perché già questo processo di integrazione ha una sua storia non breve. E però io anche oso di citare, non di citare, ma di ricordare che sono autore di un modesto articolo che ho scritto nel 2007, e il titolo è seguente: Il sogno dell'Europa è sempre più lontano, punto interrogativo. Potrei ripetere questo titolo. Già c'è una strada che non sottovalutiamo, che è importante. Montenegro si trova in, diciamo, primo posto in questa, in questo processo, ha fatto di più rispetto a altre ex repubbliche, adesso stati sovrani, ma naturalmente non guardiamo solo il nostro interesse, ma vogliamo vedere la posizione del Balcani occidentali, perché siamo, in altre parole, per dare un'idea più chiara, siamo 5 paesi di ex Jugoslavia più Albania. E io vorrei ricordare molto brevemente il fatto che oggi è 29 novembre, e questo era il giorno nazionale dell'ex Jugoslavia. Non vorrei forzare nessuna nostalgia, ma vorrei ricordare che Jugoslavia è stata, è stato paese tra paesi socialisti, in primo posto quanto riguarda l'avvicinamento a Bruxelles. In altre parole, nel 1971 Jugoslavia ha firmato il primo accordo con Bruxelles, era candidato naturale per ingresso rispetto a paesi di Europa orientale, ma abbiamo avuto una storia, una evoluzione che siamo adesso ultimi, almeno questi 5 paesi, e non entro in, in motivi, ma sicuramente anche guerre balcaniche anni 90 contribuito a questo, questa situazione, che siamo oggettivamente indietro in, in questo, questo momento. In breve, Balcani occidentali è una zona grigia, una isola, un enclave, con questa grande voglia di, per l'integrazione, voglio dire, in sondaggi unica idea forte, Balcani occidentali, almeno posso parlare precisamente su Montenegro, dove più di 70% la popolazione vuole questo ingresso in Unione Europea. E questa è un'opportunità naturalmente anche per l'Unione Europea, che ha ribadito molte volte che ha obiettivo di integrare il continente europeo. Questo rimane un'opportunità
Dipende molto come le cose andranno, dipende molto dalle capacità dell'elite politica dei Balcani, ma anche in Bruxelles, politica e arte del possibile. E in ogni caso dobbiamo fare qualche cosa di cambiare questa fase che è oggettivamente una fase di stallo. La nostra realtà in questo momento è che Balcani e Unione Europea è un lungo fidanzamento senza data per le nozze. Lo so che non è facile proclamare questa data e che dipende di molti fattori. Sicuramente noi dobbiamo raggiungere standard europei, non è facile sicuramente, e nessuno in questa volontà, questa spinta verso Europa non vuole entrare senza criteri, diciamo, ma restare così soli, isolati, è un po' una situazione depressa, un po' si perde questa speranza. In questo senso almeno dobbiamo essere incoraggiati. Sappiamo tutti bene, perché ci occupiamo di questa materia, che questo processo si svolge in due direzioni, due binari. Uno sono questi cosiddetti parametri da Copenaghen fino a questa nuova metodologia voluta dal, mi sembra, presidente Macron. Dunque, da una parte questi criteri che non possiamo evitare, naturalmente si tratta di raggiungere standard sul piano di diritti umani, naturalmente, ma stato di diritto, economia di mercato e molti compiti che dobbiamo fare. Ma d'altra parte, come Balcani hanno tantissimi paradossi, anche Unione Europea, sappiamo bene, ha suoi paradossi, diciamo, altro tipo. Questo dilemma che si vive, come costruire il futuro, problemi inaspettati, c'è un paradosso, per esempio, che l'Unione Europea più grande sembra qualche volta più debole. Come più debole? Più debole sul piano decisionale, e questo è un aspetto che io penso pesa anche su Balcani. Noi paghiamo il prezzo di questi problemi. Cosa voglio dire? Ho impressione che l'Unione Europea ha paura, teme che entrano sei paesi anche loro con diritto di veto. Già questo allargamento che è stato ha prodotto, diciamo, problemi di come decidere, questo problema che può si complicare con cinque nuovi paesi. Non vorrei aprire questo dibattito che aspetta Europa, e non casualmente si discuterà in questa conferenza che noi seguiamo, una conferenza sul futuro d'Europa, non sul futuro dell'Unione Europea, ma d'Europa, che vuol dire anche noi siamo Europa, almeno geograficamente, ma direi culturalmente, politicamente, anche noi dobbiamo partecipare, eventualmente non in prima linea, ma questa fase di stallo eventualmente si può cambiare, in senso di dare più dinamiche a questo processo, di trovare anche un spazio per Balcani occidentali in questa conferenza, nel senso non formalmente, non burocraticamente, non di essere in certe pagine, eccetera, ma di trovare anche una parte di strategia verso Balcani occidentali. Sicuramente è stato detto che una fase di status quo è una posizione ideale per questi cosiddetti terzi, quarti attori che hanno anche interessi, che hanno iniziative economiche, ma trovo e ripeto che è un'opportunità questa volontà che domina, diciamo, direi, tutti i paesi di Balcani occidentali, che
idea guida in politica estera è sempre Unione Europea. Ecco il dilemma, io chiudo il mio modesto intervento. Dilemma è status quo o accelerare, dare una dinamica, e sicuramente potrebbe essere non soltanto utile per questi passi verso Europa, ma anche per rapporti interni qui nei Balcani. Ancora sono ferite, problemi, conflitti congelati, eccetera, ma penso che anche Europa deve uscire di ambiguità congelata e di dire molto più apertamente se c'è spazio per questi nuovi paesi o dobbiamo aspettare tanto. Vorrei ricordare che tutto si svolge in contesto di parametri, ma anche di contesti geopolitici. In questi maxi allargamento nel 2004, quando sono entrati 10 paesi, forse non tutti avevano questi criteri, non hanno raggiunto standard, ma tutti hanno avuto dopo progressi. Voglio dire, con una capacità più di invenzione, di dialettica politica, si potrebbe stimolare queste forze politiche in questo momento, che ancora vincono le elezioni. Noi abbiamo moltissimi problemi interni, ma se arriva una nuova evoluzione, io non ci credo che altre anti-europee forse possono vincere le elezioni, questo sarebbe un disastro, ma in questi commenti, che non sono di ispirazione ottimistica, unico momento ottimistico che ancora vincono di modo convincente partiti nei Balcani occidentali che sono per integrazione di Unione Europea. Speriamo conferenza sul futuro d'Europa, che ha molte sfide per europei, per modo come funzionare Unione Europea, che si troverà anche, diciamo, una strategia per Balcani occidentali, non di modo magico, non di ripeto, noi siamo consapevoli che abbiamo compiti nostri, non vogliamo, ancora una volta voglio ripetere, non vogliamo saltare nostri compiti, noi vogliamo veramente riempire questi criteri sul piano economico, democratico, eccetera. E io adesso finisco, cito una non promessa, ma una visione ispirata da presidente Giuliano Amato, che nel, mi sembra che proprio 2007, ha dichiarato che 2014, a centinaio di attentato di Sarajevo, quando è iniziata la follia della prima guerra mondiale, sarebbe molto bello organizzare ingresso a tutti i paesi balcanici dell'Unione Europea. Sarebbe stata veramente una bella fine di una drammatica storia, dunque 100 anni dopo la prima guerra mondiale che tutti entriamo, ma come vedete questa è la storia, è stata una bella ispirata visione di presidente Amato, ma questo quasi abbiamo dimenticato, siamo nel 2021 e vediamo se sarebbe 22, 24, già sarebbe un risultato. Ancora ripeto, se ne possiamo entrare tutti, sarebbe un incoraggiamento di organizzare un ingresso per due paesi, per un paese. Adesso non dico pro domo mea per Montenegro, ma Montenegro ha fatto più passi avanti e si trova in una posizione di un candidato naturale per primo ingresso tra paesi balcanici. Non faccio propaganda, non faccio questo tipo, ma tutti che si occupano sanno bene che Montenegro ha più risultati, dico ancora con tanti problemi, e voglio dire almeno aprire la porta verso un candidato, due candidati, sarebbe già un incoraggiamento. Per così restiamo un enclave circondati da paesi
di Unione Europea. Grazie mille per l'attenzione. Grazie, grazie mille a lei, onorevole Lekic. In conclusione di questa nostra mattinata, mi piace ricordare che la settimana scorsa i giovani che hanno partecipato allo EU Balkan Forum dai 33 paesi dell'Unione Europea e quindi anche dei Balcani avevano proprio come slogan EU 33, con questa idea di voler dare la loro opinione su cosa va fatto per rendere possibile questo EU 33 alla conferenza sul futuro dell'Europa. Le loro raccomandazioni dei loro lavori divisi in 5 gruppi verranno appunto pubblicati sulla piattaforma. Ma anche oggi credo abbiamo sentito dai giovani studenti che hanno presentato dalla Bosnia il lavoro fatto congiuntamente tra scuole italiane e scuole della Bosnia, oltre 100 studenti, 112 se ricordo bene il numero, hanno secondo me dato un esempio veramente rilevante di come si deve poter procedere, innanzitutto prendendosi la propria parte di onere, di responsabilità, di creatività, di rilancio verso il futuro, perché appunto questo è il loro futuro più che di tutti noi altri. L'entusiasmo che hanno espresso a Roma, ma che hanno espresso anche in questi giorni di lavoro le scuole coinvolte, va preso davvero sul serio. È un entusiasmo contagioso spesso e quindi in qualche modo dovremmo poterlo riprodurre a più largo raggio per in qualche modo ricordare a tutti che sì, abbiamo paradossi, come lei diceva, onorevole Lekic, dilemmi, Unione Europea, Balcani Occidentali, ma che abbiamo sfide comuni. L'ambiente sicuramente è una delle sfide più evidenti nella sua comunanza, sulle quali bisogna lavorare, e bisogna lavorare tanto in termini di politiche pubbliche, della difficile armonizzazione di tutte le normative europee, di un intero capitolo, il più difficile capitolo, il capitolo 27 della Acquis Communautaire, ma anche politiche in grado per l'Unione Europea stessa di rilanciare in avanti, perché la sfida ambientale è tragicamente la più grande sfida che avremmo mai dovremmo mai immaginarci di affrontare, ma anche un lavoro molto forte a livello di opinioni pubbliche e di attività verso la società civile, perché è un impegno che serve avere a doppio livello, dall'alto e dal basso. Con questo vi ringrazio, molto onorata di avervi potuto avere questa mattina insieme a noi e spero ci sarà una nuova occasione di incontrarci e di portare avanti l'agenda comune per un futuro dell'Europa che vede i Balcani integrati nell'Unione Europea. Grazie a tutti.